È passato quasi un anno da quando il Comitato Nisseno della Croce Rossa Italiana aveva rivolto un appello che è stato subito accolto per poter rintracciare un luogo, un magazzino abbastanza capiente, così da accogliere la grande quantità di derrate alimentari in arrivo in città. Già da qualche tempo, nei nuovi locali, il Comitato Nisseno distribuisce sia viveri alle famiglie che ne hanno necessità che vestiario, con il coinvolgimento di circa 30 volontari. Il problema è stato risolto grazie all'appello di quel periodo, grazie all'imprenditore Nisseno che ha chiesto l'anonimato, che ci ha gratuitamente fornito questo enorme magazzino dove noi stiamo effettuando l'attività di raccolta e distribuzioni e viveri alimentari che provengono dalla Comunità Europea, nonché quelli che ci lasciano i cittadini. E in un'altra parte del magazzino abbiamo effettuato anche la distribuzione del vestiario, giocattoli, quindi abbiamo separato i due magazzini e rendendoli distintamente autonomi tra loro, ma fruibili negli orari dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. I cittadini che hanno necessità si devono prima recare alla nostra sede della Croce Rossa, effettuare tutte le pratiche amministrative relativamente alla presentazione dell'ISEE o comunque di altra documentazione comprovante le esigenze, o attraverso le relazioni dei servizi sociali del Comune di Caltanissetta, col quale siamo in perfetta sintonia ed in convenzione. Quindi la segnalazione dei servizi sociali sono superiori a qualunque altra tipo di documentazione. Ottenuto il tesserino per poter scendere qui da noi, possono venire il martedì e il giovedì una volta al mese per poter ritirare i viveri che la Comunità Europea, comunque i cittadini ci danno, oppure per poter ritirare vestiario nuovo o usato. 2.500 metri quadrati circa a disposizione, che in parte sono stati ristrutturati. Dobbiamo fare ancora dei ritocchi tecnici, ma riteniamo che entro il primo semestre del 2023 saranno completamente funzionanti e pienamente operativi, aumentando anche un'altra parte che riguarderà anche la parte di protezione civile, quindi questa insomma è una novità del 2023, anche il reparto di protezione civile sarà separato ovviamente dai viveri e vestiario, ma sarà anche all'interno di questo magazzino. Si registrerebbe un aumento dei nuclei familiari che usufruiscono del servizio, infatti per far fronte alle esigenze del territorio sono stati anche raddoppiati i turni di distribuzione. Dall'anno scorso adesso abbiamo quasi raddoppiato il numero delle famiglie e si aggirano circa sui ci avviciniamo a 1.000 famiglie adesso. Diciamo che una famiglia media di 3-4 persone, superiamo di gran lunga i 3.000-3.500 persone residenti a Caltanissetta città. Parlo del comune di Caltanissetta. Una sezione del magazzino di Via Tomasi di Lampedusa 64D è dedicata dunque all'abbigliamento che può essere donato dai cittadini contattando il Comitato Nisseno della Croce Rossa Italiana. Una volta portate in magazzino, le donazioni vengono poi sistemate negli scaffali. Le maggiori richieste riguardano indumenti e non solo, adatti ad affrontare le rigide temperature dei prossimi mesi. In questo momento coperte, piumoni e cose invernali in genere. Per i bambini prendiamo tutto, dai giocattoli, però le cose necessarie sono i giubbottini, le felpe, i pantaloni, le tutine per la scuola.